Buongiorno e benvenute in questo nuovissimo vlog. Allora, ragazze, buon mercoledì a tutte. Per noi oggi è domenica, esattamente domenica pomeriggio, anzi no, domenica sera perché sono le 17:49 e io sto per fare una tortina molto leggera che sembrerà proprio una nuvola. Adesso vi faccio vedere gli ingredienti. Per fare questa tortina ci serviranno 50 g di amido di mais, 300 g di yogurt greco, io utilizzo questo qua, lo 0% di grassi, scorza di limone, 4 uova, un pizzico di sale, 100 g di zucchero e poi vado ad utilizzare una tortiera dal diametro di 18 cm. Ovviamente ci servirà anche della carta da forno. Iniziamo a preriscaldare il forno a 180 gradi e poi partiamo con la ricetta. Rompiamo le uova dividendo gli albumi dai tuorli e poi andiamo a montare a neve ferma gli albumi. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e montiamo. Andiamo a montare anche le uova. Prima di montarle aggiungiamo la scorza di limone grattugiato. Non ve l'ho fatto vedere nel video, ma in realtà potete anche non metterlo. Io ce l'avevo, l'ho messo, l'estratto di vaniglia, ho messo un cucchiaino bello abbondante. Mettiamo insieme anche poi lo zucchero e mescoliamo per circa 2-3 minuti fino a che le uova non cambieranno completamente colore. Ecco qua, devono diventare molto più chiare. Poi andiamo ad aggiungere i nostri 300 g di yogurt greco. Io, come vi ho detto, utilizzo quello 0% di grassi, però voi ragazzi, in realtà, se volete, potete anche utilizzare lo yogurt classico, cioè non deve essere per forza greco. Diciamo che quello greco io lo prediligo e poi è anche più denso. Aggiungiamo anche poi la farina, c'è cioè l'amido di mais e andiamo ad aggiungere poi infine anche gli albumi mescolando dall'alto verso il basso. Poi come avete visto, come avrete notato, ho cambiato tortiera, ho preferito utilizzare quella più larga, ma vi consiglio comunque di utilizzare quella che vi ho fatto vedere perché vi rimarrà la torta molto più alta. Vado ad infornare a 160 gradi, forno preriscaldato. Come vedete, vado ad inserire la nostra tortiera in un'altra tortiera un pochino più grande. E poi nella teglia vado ad aggiungere circa 600-700 ml di acqua calda. Prima l'ho anche versata dappertutto, però vabbè. Poi vado ad infornare a 160 gradi per 60 minuti. Dopodiché la torta sarà bella che cotta. Ed eccola qua, risultato finale, l'ho lasciata raffreddare. Allora, come avete visto e come penso vi avrò sicuramente detto con il voice over, ho cambiato teglia. Ho detto, ma sì, la prendo un pochino più grande, tanto in teoria dovrebbe lievitare anche senza lievito. In realtà, ragazze, è rimasta molto bassa, quindi vi consiglio lo stesso di utilizzare una tortiera da 18-20 cm. Io ho utilizzato, mi pare, quella da 24. E se volete farla venire più alta, aggiungete un cucchiaino di lievito, un pochino di lievito. Io ho preferito farla senza lievito, come da ricetta originale, e comunque dovrebbe essere ultra ultra morbidissima. Adesso la andiamo a tagliare, vediamo. È davvero ultra morbidissima. È una nuvola, cioè ragazze, è morbida, 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 anche da mangiare, molto 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 leggera. Adesso vi faccio vedere quanto è soffice. E poi ha un profumo di limone incredibile. Guardate qua, adesso ve la faccio vedere. Buonissima. La farò sicuramente altre tante volte. Proprio buona. È una nuvola di bontà, non è eccessivamente dolce, è tutta sporca, si sente tanto il limone. Buonissima, morbidissima, sembra proprio una tipica torta giapponese, sapete quelle che si vedono poi in giro super morbide e alte, anche se questa non è altissima.
Approvata. Buonissima. Buongiorno ragazze, giorno dopo, sono ormai le 9:15, sto facendo colazione, aspettate che qua, ecco qua, sto facendo colazione col mio lattuccio e il pezzetto di torta che ho fatto ieri, ecco qui, morbidissima. Allora, a Marek non è piaciuta, lui non l'ha voluta, a mio marito è piaciuta, ha detto che è molto buona, lui se l'è mangiata con la Nutella, io la mangio così, è buonissima, leggerissima. È buona, 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 però come vi ho già detto vi consiglio di utilizzare, se ce l'avete, la tortiera, quella lì più piccola, così viene bella alta, secondo me ancora più buona. Comunque mi faccio la mia colazione oggi, per me è lunedì, poi devo fare un po' di cose a computer, tra cui 2-3 fatture, ho un pochino di cose da fare e devo poi pulire casa, insomma le solite cose.
fare tutto, mi manca solo una bella lavata ai pavimenti qua sopra. Poi ho fatto, ovviamente, ho anche pulito il bagno, ho spolverato dappertutto con quel panno usa e getta che avete visto, che spesso lo uso perché solo per togliere la polvere così velocemente mi piace, anche se preferisco spolverare in maniera classica col panno, quello lì rosa che uso sempre della Stenom, e lo spruzzino della Stenom, questo qua ve lo faccio vedere. Questo mop and duster, eccolo qua, e mi trovo divinamente, non l'ho mai cambiato. Avevo fatto una collaborazione 2-3 anni fa con Stenom e mi inviarono questo prodotto. Vediamo chi di voi se lo ricorda, se ve lo ricordate lasciatelo scritto qua sotto nei commenti. E da lì in poi non l'ho mai più lasciato, l'ho comprato e ricomprato e comprato e ricomprato e comprato e ricomprato. È vero che la prima volta mi è stato dato gratuitamente dall'azienda e poi ho continuato ad acquistarlo perché mi trovo divinamente. Costa intorno agli 11 euro, poi a volte va anche in promozione. Mi dura un'eternità, mi dura davvero tantissimo, e poi è proprio vero che la polvere non si deposita per un sacco di giorni. Ora io, vabbè, l'ho passata alla veloce perché non avevo voglia, aspettate che lo metto a posto. Non avevo voglia di mettermi lì a spolverare come si deve, anche perché era abbastanza pulito, però per togliere il grosso ho utilizzato un panno di quelli là usa e getta e via, e va bene così. E basta, ho dato una spolverata, una pulita, e manca solo da lavare i pavimenti. Poi giù è abbastanza in ordine, dopo pranzo darò una pulita un pochino meglio così, e basta, anche perché viene mio marito a casa a mangiare, sto mettendo su pasta e ceci per lui, invece io mi faccio riso, orzo e farro, qua se non mi vedete, riso, orzo e farro con un po' di ceci che prendo dalla sua pasta, e basta, questo ci mangeremo, lui invece gli faccio proprio la pasta. Sta tutto qui, ragazzi, oggi dava neve ma non ha nevicato. Ora comunque sto piegando un'asciugatrice, e cosa ho fatto? Sapete che non asciuga più bene la mia asciugatrice, ma veramente mi ha sempre dato problemi. È una Whirlpool 7 kg, ce l'ho dal 2014 se non sbaglio, comunque ce l'ho 8-9 anni, sono quasi 10 anni se non sbaglio. L'ho presa dopo che mi sono sposata, io mi sono sposata nel 2013. L'ho presa l'anno dopo, 2014, quindi ha 9 anni questa asciugatrice, e però mi ha sempre dato problemi, non ha mai asciugato benissimo e sarà sicuramente intasata, sarà da aprire, noi non siamo capaci. Mio marito l'altro giorno gliel'ho proposto di farlo lui, mi ha detto non me la sento perché secondo me la scasso. Mio marito è così, se non sa mettere le mani non lo fa. Gli ho detto proviamo a chiamare un tecnico, però effettivamente secondo noi non ne vale la pena. Ieri, ragazzi, addirittura il lavaggio, scusatemi, l'asciugatura dell'asciugamano, degli asciugamani, io cosa faccio? Riempio tutta la lavatrice, la mia è nuova, è una Beko 8 kg, mi trovo divinamente, ragazzi, con questa lavatrice, non c'è paragone. L'altra era una Whirlpool e anche sempre l'altra mi aveva dato un sacco di problemi sin dall'acquisto, mai più questa marca perché mi ha dato problemi sia la lavatrice che l'asciugatrice. Comunque la carico tutta, la faccio bella pieno il carico, e poi soprattutto se riguarda gli asciugamani, la sciarpa adesso la posso togliere, solo che ho aperto tutto, ragazzi, faccio un freddo, ma faccio arieggiare anche a meno 20 gradi. Comunque salto da un discorso a un altro, che stavo dicendo? Che mi stavo a dire? Niente, che la suddivido soprattutto per gli asciugamani in due asciugature, perché altrimenti non me le asciuga né poi e né mai. Faccio carico, grande carico, che dovrebbe durare 2 ore. Ecco, ieri l'asciugatura mi è durata la bellezza di 6 ore. Cioè, ragazzi, avete idea quanto mi parte di corrente a me? Ogni asciugatura mi dura almeno dalle 4 alle 6 ore. Basta. Mio marito ha detto no, basta, perché sennò cioè, non conviene più asciugare i panni. E quindi adesso ne abbiamo presa una nuova. L'abbiamo presa su Amazon, quella che ho preso mia mamma è 8 kg, io ho preso uguale a quella che ho preso mia mamma, ma l'ho presa da 9 kg. Abbiamo dimezzato il budget per la cabina armadio che ci eravamo messi via, sapete che dobbiamo cambiare la cabina armadio, il nostro budget era di 1000 euro, l'abbiamo dimezzato e abbiamo preso e abbiamo pagato l'asciugatrice. Perché l'asciugatrice, questa qui della Beko 9 kg, vi lascio l'immagine qua, classe A++, l'ho pagata, penso sia in offerta, su Amazon 3,99, e quindi mio marito ha detto basta, prendila. Quindi l'abbiamo comprata, dovrebbe arrivarmi tra il 27 e il 30. Mi spiace aver dimezzato
quello che ci eravamo messi da parte per la cabina armadio, che ci stiamo mettendo da parte da una vita per comprare questa cabina armadio ormai da quasi 2 anni, eravamo riusciti nell'obiettivo, asciugatrice, non importa, l'importante è essere riusciti a prendere l'asciugatrice, che è molto più essenziale. Comunque noi acquisteremo lo stesso la cabina armadio, ve lo dico già, vado a comprare cose in meno, non importa, però perlomeno inizio a sistemarla. Andrò a prendere 2 armadi PAX e metterò i cassetti e le mensole. Ho modificato un pochino il progetto e va bene così. Praticamente non vado a prendere le cassettiere. Avevo scelto 2 malm e altre 2 malm piccole della stessa misura, insomma, in totale erano 4 malm. Poi volevo prendere anche delle billy per mettere le scarpe. Non importa, ragazze, non me ne può fregare di meno. L'importante è che mi prendo l'asciugatrice, perché questa asciugatrice non gliela fa più. Più che altro, io adesso che mi arriva la bolletta, secondo me, sapete, piango in una lingua astratta, già lo so, quindi ne vado a risparmiare di bolletta, non importa. Questa, basta, via. È un po' che la vogliamo cambiare l'asciugatrice. Sinceramente aspettavo di farla proprio morire, ma questa ci fa morire a noi, non muore, ci fa morire a noi. Quindi niente, la cambiamo. Da una parte sono contenta, perché così finalmente magari un'asciugatura mi durerà un orario decente. Mia mamma ha detto che lei in 1 ora e mezza asciuga tutto. Io con questa non ho mai asciugato tutto in 1 ora e mezza, mai, mai, mai. Sempre comunque le asciugature sono andate sempre a lungo. Poi inoltre adesso abbiamo la lavatrice da 8 kg, lei è di 7 kg, quindi comunque già non ce la fa più di suo a prendere tutta una lavatrice. Insomma, è un macello. Boh, la cambiamo e pazienza. Niente, poi andremo a prendere anche la cabina armadio e per un po' siamo a posto. Ci sono tanti progetti da fare in casa, sono tante le cose che voglio fare, però vado per priorità, ovviamente. Adesso la mia priorità è l'asciugatrice e la cabina armadio. Anche se non riusciamo a prenderla tutta, non ce ne frega niente. Poi metteremo altri soldini da parte e faremo tutto il resto. Noi facciamo così. Un sacco di ore dopo, followings. Allora, sono già andata anche a prendere Marecchino a scuola e niente, poi mio marito è tornato a casa per pranzo e ha la febbre. Molto bene, molto molto bene. Quindi io stasera dormirò in cameretta con Marek. Ule. Apriremo il letto e io me ne dormirò in cameretta, perché lui dopo pranzo si è andato a mettere nel letto e quindi lascio il letto tutto per lui. Io preferisco non prendermi niente, ragazze, perché se io mi ammalo, è un macello, è un macello. Non mi posso ammalare, non me lo posso proprio permettere. Veramente non me lo posso permettere. Poi avevo dei programmini, delle cose da fare questa settimana che dovrò rimandare, perché quando mio marito sta male, non so voi, ma il mio è una tragedia disumana. Preferisco stare male io, perché quando sta male lui è un casino. Comunque non importa. Ho rimandato un po' di cosine, lui sarà a casa tutta la settimana. Tanto comunque stavano facendo mezza giornata perché fa freddo, non c'è tanto lavoro in questo periodo. E niente, di inoltre, comunque poi se ne sta a casa tutta la settimana, così se ne sta al calduccio. E basta, io devo fare davvero un bel po' di cosine, però non farò praticamente nulla, perché almeno per 2 giorni, figuriamoci, figuriamoci, la febbre è salita a 37,5, cioè è una tragedia per mio marito, è una tragedia, è una tragedia. Comunque, parte domani mattina che devo accompagnare i miei genitori a fare delle visite, quindi domani mattina sicuro andrò con i miei genitori, poi ho disdetto un po' di cosine da fare. E niente, dormirò con Marek perché non mi voglio assolutamente ammalare, ragazze. Non me lo posso permettere, perché se sta male mio marito sta a letto e finisce là. Se sto male io non posso stare a letto. Ma penso che lo sappiate, no? Come tutte noi donne, se ci ammaliamo noi, boh. E mamma mia, non oso neanche immaginare. Prima gli ho detto: amore, vieni giù, così ti faccio una camomilla e ti metti un po' sul divano. Non ce la faccio neanche a camminare, non ce la faccio a fare le scale. 37 e 2. Sì, 37 e 2. Vabbè, mio marito è così. Abbiamo anche fatto un tampone per sicurezza perché, vabbè, non si sa mai e non ha il Covid. Secondo me ha preso freddo, una brutta influenzina. Niente, un paio di giorni e si sarà ripreso. Io comunque, ragazze, vi stavo raccontando dell'asciugatrice, poi mi sono stoppata perché mi è suonato il telefono, non so dove sono arrivata a parlare. Niente, alla fine siamo riusciti a prendere questa benedetta asciugatrice e non vedo l'ora che mi arrivi, perché così almeno smetto di fare le asciugature da 6.000 anni. Sono stata un po' titubante, la prendo, non la prendo, la prendo, non la prendo, la prendo, non la prendo, poi alla fine mi sono decisa e l'ho presa. E dai, alla fine sono contenta. La Beko per me è una garanzia, io ho anche il frigorifero, questo qui ha 4 porte della Beko, e la lavatrice l'ho presa della Beko. Inizialmente avevo anche la lavastoviglie della Beko, poi quando ci siamo trasferiti da la casa precedente alla casa precedente a questa,
perché nell'altra casa avevamo fatto quel trasferimento lì, che io oltretutto ero incinta di Marek di pochissime settimane, e si è rotta. E poi abbiamo comprato questa qui, la Bosch, che mi trovo benissimo. No, aspettate, forse la Beko l'abbiamo cambiata dopo. Vabbè, comunque è una marca con la quale mi trovo divinamente, non mi ha mai dato problemi. Mia mamma ha anche la lavatrice della Beko, ce l'ha da 2012, ancora perfetta. Quindi è vero che con gli elettrodomestici ci vuole tanta 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 fortuna. Comunque ragazze, niente, io adesso chiudo qui questo video, spero di avervi tenuto compagnia, che vi abbia fatto piacere passare un po' di tempo insieme a me. Questo video sarà stato un pochino chiacchiericcio, però dai, prendiamolo così come viene. Ci vediamo venerdì con un nuovissimo video e spero molto presto di potervi parlare della cabina armadio, anche se il progetto è un po' cambiato come vi dicevo prima. Ma non importa, io non vedo comunque l'ora di sistemare, perché in uno dei prossimi video sicuramente ve la mostrerò e mi darete ragione, si può più stare così, absolutely. E poi anche la cameretta di Marek deve subire qualche cambiamento, anche lì non vedo l'ora. Volevo anche prendergli, ero deciso se prendergli un mobiletto per i giochi, per tenerli un pochino più ordinati. Niente ragazze, chiudo qui questo video, non vedo l'ora di farvi vedere i prossimi cambiamenti, vi mando un mega bacione e ci vediamo venerdì, ciao!